Andiamo. Ritorniamo un momento adesso all'integrale di una funzione continua sul dominio normale. Voglio estendere questa definizione a un insieme che sia unione di domini normali con interni di giudizio. Per fare questo, prendiamo la seguente proposizione. Siano di 1 di n domini normali. Ragazzi, rispetto all'asse x, rispetto all'asse y non mi interessa, d'accordo? Non interviene la regolarità del dominio, solo che siano normali. Poi, gli interni di coluno intersecati all'interno di all'interno di dicongeno uguale al buco si è diverso da 0. Poi, che 1 è tappa. Domini normali, grazie del piano, con E intersecato all'interno degli econi, intersecato all'interno dei con J uguale al vuoto, quindi è diverso. Tali che l'unione su i che vale tra 1 ad n di tipo i sia uguale all'unione su j che vale tra 1 e k di e con j. Chiamate di questi insieme. Sia f una funzione di b in r continua. Allora, sommatorio su i che vale tra 1 ed n, l'integrale doppio su b con i di f di x di y, è uguale sommatorio su j che vale tra 1 e k, l'integrale doppio su e con j di f di x. Stavo dicendo, ho una famiglia finita di domini normali rispetto all'asse x, rispetto all'asse y non ci interessa, di 1 di n, tale che l'interno di b con i intersecato all'interno di con j è uguale al vuoto, quindi diverso da j. Poi un'altra famiglia e con 1 e con k, un'altra famiglia finita di domini normali del piano, non mi interessa se rispetto all'asse x o rispetto all'asse y, tale che l'interno di e con i intersecato all'interno di e con j è uguale a vuoto se i è diverso da j. Inoltre sappiamo che l'unione di tutti i d con i è uguale all'unione di tutti gli e con j. Chiamiamo questo insieme, chiamiamolo d, d'accordo? Ragazzi, state attenti, d non sarà, non è detto un domino normale, per questo esempio di qui non è detto un domino normale. Vabbè, se f è una funzione continua definita su queste unioni che sono uguali, allora la somma degli integrali di f su t con i è uguale alla somma degli integrali di f su e con j, ma è lo stesso risultato. In virtù, questa non dimostrerò questa proposizione, in virtù di questo risultato
ha senso dare la seguente definizione. Di set incluso nel requadro, un sottoinsieme adeguato, tale che D è uguale all'unione su I che vale tra 1 ed N su D con I, con D con I domini normali uguali a n, e l'intero di con i intersecato all'intero di con g uguale a v se i è diverso. Sia f di d in r continua. Proviamo l'integrale doppio su D di f di x di y di x di y uguale sommatoria su y da 1 ad n, e l'integrale doppio su D con I di f di x y di x. Sto facendo, ragazzi, io ho un dominio D che di per sé non è necessariamente un dominio normale, ma è l'unione di domini normali con interni a 2 disgiunti. Voglio definire integrale, c'è una funzione f definita su D che continua. Voglio definire integrale doppio di f su D. Come lo definisco? Lo definisco in questo modo: come la sommatoria su i che vale da 1 ad n, l'integrale doppio di con i di f di x di x di y. Di con i sono domini normali, quindi sappiamo cosa vuol dire. Sappiamo che la f è integrabile sui domini normali, sappiamo che cosa vuol dire l'integrale della funzione continua su un dominio. Perché ho detto, ragazzi, questa definizione ha senso in virtù di questa osservazione precedente? Perché è stato D. Io potrei decomporre D in diversi modi, come in svariati modi, come domini, unione di domini normali rispetto alla SY, rispetto alla SY, a 2 disgiunti. Quindi qui potrei avere differenti somme. Se queste somme dipendessero dalla decomposizione, questa integrale non avrebbe più senso. Questa definizione non avrebbe più senso. D'accordo? Vabbè. Mi serviva dare questa definizione perché adesso parleremo di integrali su domini regolari. D'accordo? I domini regolari sono domini di questo tipo, hanno qualcosa in più, però sono entrano in questa classe. Daremo adesso, enunceremo le formule di Gauss-Green e in parte le dimostreremo. Cosa fanno queste formule? Trasformano. Noi abbiamo studiato gli integrali doppi definiti su dei domini. Abbiamo studiato gli integrali di forme differenziali definite su dei domini. Le formule di Gauss-Green mettono in relazione questi due
questi due concetti, l'integrale doppio e l'integrale definito in una forma differenziale sulla curva. Sia D incluso R quadro un dominio regolare. Sia D incluso R quadro un dominio regolare ed è una funzione di classe C1 su D. La funzione reale parziale con D. Allora, l'integrale doppio su D la derivata di F rispetto a X di X di Y è uguale all'integrale sulla frontiera di D orientata positivamente di F di X di Y. L'integrale doppio su D della derivata di F rispetto a Y per punto XY di X di Y uguale a meno l'integrale sulla frontiera di D di F di X Y. Cosa dice la prima formula, ragazzi? D è un dominio regolare. Dobbiamo calcolare la derivata di F rispetto a X su D. No, però se ha senso calcolare questa integrale? Sì, perché F è di classe C, quindi la derivata di F rispetto a X è una funzione continua. Abbiamo visto che le funzioni continue sono integrate sui domini normali, ma D è cos'è? D è l'unione di domini normali. Abbiamo visto come si definisce l'integrale sull'unione di domini normali da 2 a 2 con l'intera di giù, come visto adesso. Quindi questo ha senso. Che cosa è uguale? Quindi questo è un integrale doppio. Cosa sta scritto a destra, ragazzi? Questo, la frontiera di D che cos'è? È una curva. Questa è cos'è, ragazzi? È una forma differenziale. Chi è il primo coefficiente di questa forma differenziale? 0. Questa forma differenziale. D'accordo? Stai integrando questa forma differenziale sulla frontiera. Cosa vuol dire che avete questo più qui? Che avete orientato la frontiera positivamente. Cioè, cosa vuol dire? Che avete scelto la frontiera, abbiamo detto, è l'unione di sostegni di curve regolari a tratti chiusi e semplici. Per ognuna di queste curve, per ognuno di questi sostegni, avete preso una rappresentazione, avete scelto una curva in modo tale che il versore normale punti verso l'esterno. Questo vuol dire che avete fatto una scelta della parametrizzazione della frontiera. D'accordo? Ide qui, l'integrale doppio su D della derivata di F rispetto a Y, x y è uguale a meno l'integrale sulla frontiera di D orientata positivamente di F x y di x. Chi è questa forma differenziale? La forma differenziale che ha il primo coefficiente uguale a x, il secondo coefficiente uguale a 0. D'accordo? Dimostriamo in qualche caso particolare. Prima e seconda forma.
ragazzi, dimostriamo la prima formula. Mettiamoci in un caso particolare. Abbiamo detto D è un dominio regolare. Supponiamo che D sia un dominio regolare normale rispetto all'asse Y. D'accordo? Primo caso. Quindi ci mettiamo, in primo caso ci mettiamo nel sottocaso in cui D dominio regolare normale rispetto a D. Possiamo dimostrare la prima formula in questo caso particolare, nel caso in cui D sia un dominio regolare normale rispetto alla istituzione. Cioè cosa vuol dire? D sa del P X più Y appartenente a R4 tale che Y è compreso tra C e D e X è compreso tra gamma di Y di Y, dove gamma e delta sono le funzioni di classe C1 di CD e gamma di Y è minore di delta di Y però il Y appartenente dall'integrale doppio. L'integrale doppio su D della derivata di F rispetto a X. Dx del D. Ma che cosa qua? Posso applicare le formule di riduzione. Il mio dominio è normale rispetto all'asse di Y. Quindi questo è uguale integrale tra C e D ed integrale tra gamma di Y e delta di Y è la elevata di F rispetto a X e tutto X Y di X. Cosa ho fatto ragazzi? Ho fissato qua, sto fissando X in un intervallo CD e integro, qua Y è fissato, integro questa funzione rispetto alla variabile X sull'intervallo delta gamma di Y delta Y. D'accordo? Qua Y è fissato. Ma che cosa guarda questo integrale ragazzi? Guardate soltanto questo integrale. Cosa vuole questo integrale? L'integrale è fissato. F. Questo è qua? F. All'integrale tra C e D. F. D. Questa parte F è la primitiva di questa parte. Con il sono fissato. Quindi F di delta y più y meno f di delta y più y di y. Però fondamentale è il calcolo integrale perché tu c'è una variabile questa è la funzione di una variabile con la y è fissata, questa è proprio la derivata rispetto a x, cioè la derivata, d'accordo? Ragazzi, avete la funzione derivata che l'integrale tra b di f' di t ed f di b meno f di t. Questo è il nostro. Va bene,
quindi abbiamo sviluppato l'integrale doppia. Tralasciamo per il momento, passiamo all'integrale della forma differenziale. Ragazzi, dobbiamo parametrizzare la frontiera. E poi dobbiamo stare attenti. Dobbiamo parametrizzare in modo tale che il versore normale punti verso l'esterno. Cioè abbiamo visto che deve essere una parametrizzazione presa nel senso antiorario. D'accordo? Allora, questo è C e questo è D. Indichiamo. Consideriamo la parametrizzazione di questo primo segmento. Come posso parametrizzare? P1, tale di atti appartenenti. Questo è chi è questo punto, ragazzi? Questo è gamma di C. Chi è questo punto? Delta. Quindi atti appartenenti a gamma di C. Delta di C cosa associa? T C. Tutti questi punti hanno ordinato uguale a C. Questa è una parametrizzazione di questo segmento. D'accordo? Allora, T C ha pari in T intervallo gamma di C delta delta di C vi descrive questo segmento. E ragazzi, questa qua va nel verso, stiamo andando nel verso antiorario, quindi provate a calcolare il versore normale, vi darà il versore normale giusto. Poi dobbiamo parametrizzare questo sostegno. D'accordo? Questo è cos'è? Il grafico della funzione delta. Quindi c'è una parametrizzazione. Chiamiamola T1. A T appartenente a CD associa l'ordinata è T e la scissa è delta di T. D'accordo? Questo qua cos'è? Il grafico, guardate, il grafico di una funzione di classe C1 e il sostegno di una curva regolare. La curva regolare in cui questo grafico è il sostegno. E ragazzi, stiamo muovendo bene, stiamo muovendo il verso antiorario. Poi dobbiamo parametrizzare questo segmento. Andiamo su F3. A T appartenente a gamma di D delta di D. Associo, questi sono i punti che ho ordinato a D, quindi associo D, T, D. Stiamo attenti però, ragazzi, se usiamo questa parametrizzazione ci stiamo muovendo lungo questa curva da sinistra verso destra, d'accordo? Noi abbiamo visto che le parametrizzazioni buone, quelle che ci fanno muovere nel senso antiorario, quindi questa parametrizzazione non è quella buona, ci serve una curva equivalente a questa ma con verso opposto. Ricordiamoci questo fatto. D'accordo? E poi vediamo. Però ricordiamoci a mente questo fatto. Poi ci sta questa curva qui. Yeah. Questa frontiera è il grafico della funzione gamma. Quindi che P4 sarebbe P a parte CD associa gamma di P. Anche qui, ragazzi,
Ma usiamo questa parametrizzazione, ci stiamo avendo, stiamo salendo, d'accordo? Quindi non era una parametrizzazione questa, non fa niente. Ricordiamoci questo fatto però, che ci serve la buona parametrizzazione e una curva con verso opposto, naturalmente a questa va con verso opposto. Allora, ragazzi, cosa è uguale l'integrale? Dobbiamo accorarci per vedere su questa integrale qui. L'integrale di una funzione di t diretta di x all'inizio di x è tutto uguale. Per la metà dell'integrale posso spezzarli. L'integrale, questa è una curva dei due tratti, posso spezzarla sui vari tratti. Avrò l'integrale su f1. Questo è uguale. L'integrale di f più l'integrale su t2 di f in dy. Poi abbiamo detto, ragazzi, phi 3 non va proprio bene perché ci orienta quel tratto nel verso opposto, ci serve una curva equivalente a phi 3 ma con verso opposto, quindi sarà. Allora, se invece quindi dovrò scegliere l'integrale non su f3 ma su una curva equivalente a f3 e con verso opposto. Ma com'è l'integrale di una curva equivalente a f3 e con verso opposto? In virtù delle proprietà dell'integrale della forma differenziale? È uguale, eh? È uguale? Ah? È uguale? A meno l'integrale su f3, ricordate? Sì. Se ho due curve equivalenti, l'integrale della forma differenziale è lo stesso. Se ho due curve equivalenti con verso opposto, l'integrale della forma differenziale cambia di segno. Quindi qua cosa mi serve? Mi serve l'integrale di una curva equivalente a φ3 con verso opposto. Quindi l'integrale sarà uguale a meno l'integrale su φ3. L'integrale su φ3 di f di x di x. Io per f4, f4 mi va bene, mi serve una curva equivalente a f4 e con verso opposto, d'accordo? Qui sarà l'integrale su f4 di f di x in dx, d'accordo? E adesso procediamo. L'integrale su f1, come si calcola l'integrale della forma differenziale? Quindi calcolare la funzione e i vari coefficienti sulla curva. E qua, posto di dx1 di sostituire la derivata della prima componente, posto di dx2 arrivare alla seconda componente, così per esempio. Allora, questo risale, per l'integrale. L'integrale f1, dove era f1? Questo. Tra gamma di c e delta di c. La gamma di C e delta di C. Di F calcolata su TC. Questa è la curva. Per dy. Cosa mi piace a dy? La derivata della seconda componente. E questa è la forma differenziale. La prima componente è 0, la seconda componente è F. D'accordo? Quindi abbiamo sostituito a dy la derivata della seconda componente. Ma la seconda componente è costante, la derivata. 0 che c'è per 0 quindi più l'integrale su f2 tra c e d di f calcolato sulla q f di delta di t t per la derivata della seconda componente chi è la derivata di t rispetto a t? 1 per 1 allora, meno l'integrale su f3, meno l'integrale f3 tra gamma di g e delta di d di f calcolato di g di per la derivata della seconda componente della curva, la seconda componente è la costante d, la derivata è 0 meno l'integrale su f4 tra c e d di f di gamma di t
per arrivare alla seconda componente la derivata di t rispetto a t è uguale. Quindi ragazzi, questo è moltiplicato per 0, sparisce questo intero, questo qua c'è 0, sparisce, cosa resta? Questo meno questo, quindi resta integrale tra c e t di f di delta di t meno f di gamma di t in dt. Ragazzi, come vedete, va? Questo è uguale a quello che aveva già fatto prima quando avete sviluppato l'intera di più. Quindi la prima formula dimostrata è il caso in cui D sia più normale rispetto all'asse. Trovate ragazzi? Questo è la stessa cosa. Qua e qui avete trovato la stessa cosa. Posso cancellare? Ragazzi, il secondo caso, il secondo passo è dimostrare la prima formula nel caso in cui D sia un dominio regolare normale rispetto all'asse X. Rispetto all'asse Y l'abbiamo fatto. Il secondo passo è il caso in cui D è un dominio regolare normale rispetto all'asse X, una situazione un po' più elaborata, e la lasciamo stare. Poi si dimostra, si prende la seconda formula adesso, si dimostra la seconda formula nel caso in cui D sia un dominio regolare normale rispetto all'asse X. Grazie, la dimostrazione è analoga a quello che abbiamo fatto per dimostrare la prima formula nel caso in cui D sia un dominio normale, regolare normale rispetto all'asse Y. Analoga la dimostrazione. D'accordo? Poi si dimostra la seconda formula nel caso in cui D è un dominio regolare normale rispetto all'asse Y, e questa è più elaborata, ma è analoga alla dimostrazione della prima formula nel caso in cui D sia un dominio normale regolare rispetto all'asse X.
qua. Poi si conclude questo punto. Quindi avete dimostrato la prima e la seconda formula nel caso in cui D sia un domino normale, o rispetto alla SX o rispetto alla SX, ma è stato dimostrato. Supponiamo adesso che D sia un dominio regolare. Definizione che abbiamo dato di integrale su un insieme che è l'unione di dominio normale a due o due disgiunti, che è una definizione, questo è uguale a sommatore su i che va da 1 ad n, tendendo su d della derivata di f su d con i rispetto a x e x e y. Questa è giusta la definizione integrale su un dominio che unione di domini normali a due a due con interni a due a due disgiunti. Ma adesso siamo su un dominio, dico di essere un dominio normale o rispetto alla SX o rispetto alla SY, d'accordo? Abbiamo detto che nel caso in cui D è un dominio normale rispetto alla SY o rispetto alla SY, le formule sono vere. La prima formula è vera. Abbiamo dimostrato nel caso in cui D è un dominio normale rispetto alla 6Y, abbiamo detto che si può dimostrare nel caso in cui D è un dominio normale rispetto alla 6X. E questa è cosa da qua. Sommatore più di parte 1 ad n, e integrale più la frontiera di punto di f di dy. Questa per I di 1. D'accordo? Adesso per concludere facciamo una piccola osservazione. Del vostro dominio di unioni di 1 e di 2. Qua cosa fate, ragazzi? Dovete calcolare l'integrale di f della forma differenziale sulla frontiera di D1 orientata positivamente. D'accordo? Che cosa è l'orientamento positivo, ragazzi? Guardate. State percorrendo, quindi non guardate D2, guardate solo D1. State percorrendo la frontiera di D1 che è verso la zona. Quindi questo segmento, questo state percorrendo così, d'accordo? Sì, qui così, questo segmento è perfetto all'altro questo passo. Poi cosa avrete? Avete l'integrale della forma differenziale f di y sulla frontiera di D2. La frontiera di D2. Togliete di 1, questo è di 1. La state percorrendo nel verso antiorario.
Quindi sarà questo. Cosa succede? Questo segmento lo stai percorrendo una volta nel verso orario, una volta lo stai percorrendo nel verso antiorario. Cioè questo segmento compare due volte. Una volta è parametrizzato da una curva, però la volta successiva è parametrizzato da una curva equivalente con verso opposto. Quindi come saranno questi due integrali? Uno l'opposto dell'altro, e quindi spariranno, d'accordo? Quindi gli integrali su questo segmento spariranno. Cosa resterà loro? L'integrale su questo tratto, su questo, su questo, su questo, su questo, su questo. Quindi cosa resta alla fine? L'integrale sulla frontiera di D, di F. In modo analogo si conclude per la seconda. Quindi epilogando i passi sono: prima formula si mostra il caso in cui il primo passo in cui D è un domino normale rispetto all'asse di uso, mostrazione di verità, abbiamo visto. Poi secondo passo, dominio, caso in cui D è un domino normale rispetto all'asse X, dimostrazione complicata. Terzo passo, D, dominio regolare, si mette insieme questi due risultati. Idem si procede per la seconda formula, dove però il caso semplice, la seconda formula è quando D è un domino normale rispetto all'asse X. Il caso più complicato è quando D è un domino normale rispetto all'asse X. Ragazzi, domani vedremo tutti i corollari delle formule di Gauss.